quella sera avevamo in programma la riunione del direttivo della Proloco Reporters. E la seconda, c'è stata la prima scossa, il 21, siamo tutti guardati un po' in faccia, e silenzio generale, poi qualcuno ha suggerito usciamo in strada. E in strada è arrivata la seconda scossa. Del giorno non le posso proprio raccontare niente perché sono rimasta sotto le macerie. E quei quattro morti che sono a Portis, io ero fra loro nella piazzetta perché abitavo proprio in quella casa della piazza.